overkilled, l'hanno ammazzato due volte, l'hanno, perché gli hanno detto in questa mostra che Burri è l'anticipatore di tutto, dall'arte povera alle performance all'arte del femminismo, per via di questi voraggi. Insomma, oggi abbiamo la lettura di Burri decantata, ma rimessa chiaramente in una prospettiva storica che ci deve stare, quella di risporti a una prospettiva contemporanea e poi post-Buriana, Burri morto, e devo dire che questo libro lo potremmo prendere ad esempio se ci fossero altri critici su cui fare il lavoro, cosa che ne dubito, di un modo anche di fare storia della critica in maniera abbastanza assolutamente esemplare in Italia. Quindi questo è stato triplamente a questo punto merito a Nicoletti, perché credo che sia in questo senso un esempio importante da manuale di storiografia critica su un critico che ha legato la sua vita critica a quella di un artista. Poi ti ripeto un po' di cose che sì, certo, però stacco io. Dunque, il problema della rottura formalista e il ritorno formalista. Allora, io vorrei partire da una cosa che forse ho detto nel dialogo con te, ma adesso non ricordo più. Quando ero a Parigi nel 59, ero amico di Restavi, che in fondo, rispetto a Tapie, che era il personaggio fondamentale del formale, era di una generazione più vicina alla mia, anche se aveva di altri, e quindi dialogavo più facilmente da tutti i punti di vista. E la linea di Lestani, di Pierre Lestani, era quella un po', diciamo, non dico che fosse un nazionalista francese, ma inconsciamente forse lo era. L'informale era, l'informale europeo erano Fautrier e Buffet, soprattutto Fautrier, al quale lui in quel momento era molto legato. Io, che apprezzavo sia Fautrier che di Buffet, però ribattevo, diciamo, Burri, la potenza di Burri, cioè il discorso fatto poi nel libro, che è stato, diciamo, il grande motivo del libro e del titolo stesso del libro che è uscito per mezzo di Luca Pietro. Restani mi diceva, ma guarda che nelle opere di Burri, Materia, Isacchi, sono Palazzo Albizzini, c'è sotto uno scheletro formalistico, cioè un principio di formalizzazione, quindi di tradizione arte astratta, che poi del resto diciamo, era presente intorno alla Fondazione Origine, colla e astratto, voglio dire, in quel momento, sia in quel po' di scultura che faceva, insomma, cioè la componente, diciamo, di tradizione arte concreta c'era in origine, e semmai Burri era l'outsider materico in quella situazione. Allora diciamo che secondo me c'era una rottura fortissima contro questa eventuale matrice che attraversava anche un'educazione più ordinatamente formale, e che poi ritorna quando, diciamo, mancano le forze creative in un certo senso, o ci si abbandona. Io credo che a me piacerebbe, prima abbiamo citato qualcuno, ha citato Zorzi, Zorzi è il personaggio che ha avuto il figlio di un collezionista di Bari, eccetera, un giorno credo che sia un ingegnere milanese, cioè milanese che sta a Milano, il quale è riuscito a far parlare Burri. Burri nel 55, mi pare 55, il catalogo della mostra del New Decade fatta dal Museo d'Arte Moderna di New York, con gli americani, giustamente, come ho sempre fatto anch'io nel mio piccolo, ho chiesto agli artisti un testo di poetica che spiegasse. E lui ha scritto praticamente più o meno questo: l'artista non si spiega altro che con le sue opere, quindi non dico niente. Allora Zorzi è riuscito a fare un'intervista, un libro addirittura negli anni 80, più o meno, è uscito 90, però insomma corrono nella fine degli anni 80. E che gli ho detto, ma come hai fatto? Insomma, vabbè, ci sono riuscito.
lasciarla su pure, forse Carpini in qualche modo mi aveva parlato di psicanalisi tanti anni fa, ma non proprio esattamente in questo senso. Cioè probabilmente Zonzi mi ha detto questo: guarda, secondo me, secondo lui, Burri è la forza di Burri era la forza dell'outsider, il quale ha giocato con una forza da esterno al mondo dell'arte. Io non, su questo non sono d'accordo, perché lui è partito praticamente di Pingelo, cioè. Però secondo Zorzi può anche avere un senso, è partito da outsider rispetto al mondo dell'arte e ha giocato quindi con una potenza straordinaria che altri non avevano, perché dovevano recuperare questa forza di dentro di una tradizione di mestiere, diciamo. E poi si è come stufato di questo gioco da spadaccino e si è messo lì tranquillo ed è risorto, diciamo, la sua educazione, che per fare il pittore bisogna essere anche ordinati, in sostanza. Questo potrebbe venire fuori, però questo è un problema che forse lo possiamo rilanciare qualche altro giorno, magari a voi, a te o a lui. Fare una psicanalisi di Burri, perché avrebbe avuto una specie di inconscio formalistico che lui ha superato con una rabbia esistenziale molto forte da outsider secondo Zotti, e poi quando poi si è pacificato e professionalizzato come pittore è diventato un formalista. Ecco, io invece do una spiegazione molto diversa. E infatti ho sempre detto a Zorzi che sarebbe divertente mettersi lì a confrontarci le due spiegazioni. Cioè l'altra spiegazione è quella invece di una condizione, tanto non è detto che un pittore forte lo debba riuscire a essere forte e motivato, come insomma oggi ho rifatto una passeggiata nei Palazzo Albizzini, tutte le per metà buone, anche forse un po' più di metà, ci sono delle cose strepitose che mi hanno riconvinto esattamente di quello per cui mi ero battuto per tutto, in sostanza. Ecco, il problema è di riuscire, secondo me, a un certo momento è naturale che possano calare le condizioni, calare la motivazione per cui anche uno ha questa intensità, anzi più intensità, più rabbia c'è, e forse anche una rabbia più mirata allo scatenarsi che a riflettere sul senso di quella rabbia, qualcosa che poteva essere anche di Burri, tanto più ci può essere una ricaduta di stanca. Secondo me il problema è che forse questa stanca c'è stata, ma soprattutto ha coinciso con una tendenza di Burri ad isolarsi, e io credo che l'accoppiata con Brandi sia stato il dialogo con Brandi, sia stato in quel senso omicidiale. Brandi giustamente, beh, sono contento che Rubio non l'abbia presa come una limitazione rispetto a Brandi, ma anzi un complimento, che Brandi abbia sdoganato Burri per la critica italiana, cioè tutta la critica italiana che aveva paura del Burri forte, del Burri che scottava, come tutti i grandi capolavori sono tutti, detto in parole povere, una sorta di pugno nello stomaco, perché ti provano, ti sconvolgono, e a un certo momento invece si placa questa vicenda, si placa e il Brandi è l'interprete. Quindi ha riofferto il Burri placato alla critica italiana che temendo era atterrita o ignorava o se ne stava ben lontano dal Burri pericoloso, e l'ha toccato alla critica. Nel momento in cui però Burri si era affievolito, quindi in realtà poi tutti i celebratori di Burri, che oggi non si può parlare male di Burri, come una volta non si poteva parlare male di Garibaldi, però voglio dire, a un certo momento Burri è un'altra cosa, io vedo già le ultime sale guardando, ma qua c'è qualcosa che si è persa, evidentemente. Allora non vorrei dire, però, il problema è che Burri era già un personaggio.
verso l'altro abbastanza isolato, perché confrontando con Fontana, che dialogava continuamente con i giovani, che era aperto, cioè, Burri era già per sua natura un personaggio chiuso. Poi gli umbri non è che siano naturalmente aperti, sono piuttosto, io sono, diciamo, un padre umbro, insomma, li conosco abbastanza bene. Quindi chiusura, diciamo, caratteriale, disinteresse del rapporto con quello che succedeva intorno, se non forse un rapporto di cortesia nel mondo dell'arte, soprattutto nelle generazioni successive, voglio dire. Certo, c'era Marotta che rompeva le scatole e dice: ho fatto prima il mio mio che lui fede, ma insomma, e quindi poteva anche avere ragione, però lui sostanzialmente non se ne interessava. Burri era il primo interesse di Burri, era il problema la caccia, cioè le cose, l'arte, la luce. A me ha parlato male di Durazzo, per esempio, in fondo come alleanza poteva anche avere. Allora, in realtà questo significava un isolamento. Il problema di Brandi, in un certo senso, era lo stesso. Brandi, nell'immediato, che è un grande critico, ma per fortuna con diverse componenti, che una riesce a compensare i limiti dell'altra. E quindi anche con la parte più vitale, quella esistenziale, non quella, non tanto quella che io non voglio. Però Brandi cercava, dopo la famosa presa di posizione dei sei pittori fuoristrada, che erano degli neoespressionisti nell'immediato dopoguerra, un po' intimisti di Mostradone, di Borcialoi e Rizziano, no, sei, mi pare, quattro, vabbè, quattro e sei, era l'idea, a me mi sembra sei. Segnati la bandiera dell'arte moderna in Italia, l'arte contemporanea in Italia. Infatti anche lo stesso Arcanze, diciamo, ha preso posizioni diverse da Venturi, quando Venturi è morto, e non si è mai stato. Brandi a un certo momento si è accorto, forse anche complice la mostra di Avila del 62, che c'era un grande personaggio a Roma che aveva dei riscontri internazionali, libero criticamente, diciamo. E quindi ci si è buttato a capofitto per rilanciarsi lui come personaggio. Nello stesso tempo questo ha provocato in Alberto il fatto che gli fosse dato come un riconoscimento, cioè tu sei un grande artista, e lui dice: ah, io sono un grande artista, sei riconosciuto da un grande critico. Questo ha cementato l'isolamento dei libri tutti e due, e che mentre Brandi serviva per, diciamo, per sdoganare la storia di Burri e anche a futura destinazione, perché infatti chi sostiene su Burri non pensa che tutto il Burri, ma pensi in America, si sono accorti che il Burri finale dipinto non ha più senso, ecco. E quindi l'hanno censurato, ma altri invece pensano che tutta la storia di Burri sia grande, grande. No, nessun artista è ipoteca il futuro. Se lo riscatta, tanto meglio, come succedeva a Fontana, che era sempre nuovo. Se non lo riscatta, peggio per lui, voglio dire. E quindi il ritorno formalistico può darsi che fosse da quell'inconscio, diciamo, in qualche modo, di un'educazione formale, però supposta, perché lui quando è partito era un mafaiano figurativo, quindi non è che ci avesse una matrice astratta. Il passaggio in origine rispetto a una situazione del concretismo, io non l'avesse marchiato così forte, insomma. Secondo me è proprio una calata di immaginazione che corrispondeva a una crescita di consenso generalizzato, perché era diventato Garibaldi, che tutti ne parlavano bene, senza pensare a cosa facesse, che senza aveva avuto il lavoro su prima, eccetera. Questo, secondo me, in maniera forse un po' semplicistica, ma questo è il senso. Se si pensa invece, appunto, tra cioè un meccanismo molto più complesso.
se facciamo, se proseguiamo con il commento di Eubulio, però necessita una premessa, perché insomma, Eubulio, dopo aver letto appunto la lettera che ti ho scritto prima, siamo confrontati in un dialogo a microfoni spenti, poi in qualche modo ho visto che si stava proprio lanciando in una, in un commento genuino, e allora ho riacceso il microfono e ho carpito questi commenti. E, chiaramente poi l'ho detto alla fine che avevo registrato, ma mi sembrava interessante vedere proprio anche un approfondimento che andasse al di fuori di una presentazione ufficiale, insomma, vedere il critico nella sua veste genuina. Per cui, diciamo, l'audio che sentirete parte appunto con un discorso già avviato, ma lui sta facendo riferimento a Crispolti, sta parlando di Crispolti.